Buonasera anche alle persone che ci seguono da casa, benvenuti al Centro Mosaica. Abbiamo iniziato appunto, come dicevamo, questi incontri in presenza e lo facciamo in maniera splendida questa sera con una cara amica, perché noi siamo sempre contenti quando lei arriva, siamo felici, porta un vento speciale, Gabriella Mereu. Uno dei miei ispiratori e maestri era un monaco cappuccino di Cagliari che si chiamava Fra Nazareno. Lui è morto in odore di santità perché faceva i miracoli e li faceva quando io ero studentessa in medicina. C'era una tradizione di questi monaci francescani a Cagliari. Fra Nicola, prima, Fra Ignazio, poi Fra Nazareno e quando è morto lui Fra Lorenzo. Per adesso non ne ho più sentito. Facevano tutti i miracoli e Fra Nazareno aveva una maniera particolare di trattare le persone, dava delle caramelle benedette e a tutti diceva la parola giusta, gli diceva guarirai, non guarirai, non hai niente, con questa caramella guarirai. Tre caramelle, tre Ave Marie, tre caramelle, secondo il colore della caramella, queste sono tre Ave Marie e queste due, altre due caramelle diverse, due paternosse. E io dicevo, ma guarda, questo fa i miracoli, cura la gente e io che mi sto per laureare in medicina, quando mai arriverò a fare quello che fa lui? Che sapevo i risultati già della medicina, quali erano. Allora mi è rimasto impresso questo personaggio. A distanza di tanti anni ho capito che parlava con l'anima. Adesso anch'io, sforzandomi e studiando, riesco forse a parlare con l'anima. Allora, quello che dice l'anima, che si lamenta del fatto che non è d'accordo con la personalità e quelle che io chiamo stronzate di base della persona, le manifesta con dei lamenti, per cui per definire questi lamenti io ho creato un neologismo, li ho chiamati ninni, i lamenti dell'anima. Adesso io questa sera vedrò i vostri. Per arrivare a parlare con l'anima ho fatto un lungo lavoro. Prima mi sono diplomata in grafologia ad Urbino, poi in omeopatia sempre ad Urbino, poi dopo non contenta, come non sono stata mai contenta dei miei studi di medicina, quindi mi sono dovuta mettere a studiare da sola per fare quello che faceva Fra Nazareno. E lui aveva la testa elementare, lo faceva spontaneamente, io invece ho dovuto studiare. La mia ricerca però è durata tutta la vita, perché ero appassionata delle stronzate di base, che poi ho capito che era il motivo che per cui le persone stanno male, per cui l'anima si lamenta. L'anima si lamenta di una manipolazione delle coscienze che hanno una memoria generale e soffrono di questa memoria, che è un'informazione. Allora bisogna dargli, guidati dall'anima, da come si lamenta col ninno, là c'è una guida che mi dice l'informazione giusta che gli devo dare. Quindi, ma arrivano da me con un'informazione sbagliata, per cui si lamenta, l'anima si lamenta. Io gli do l'informazione giusta, l'anima mi riconosce e molla la presa e non fa, e così riesco a rilevare il benessere. Okay. E sono andata avanti per più di 20 anni facendo questo. Prima parlando di psiche, ma non posso io invadere il territorio degli psicoterapeuti, anche perché in verità io non faccio quello, io parlo con l'anima, come Fra Nazareno.
sono poco poco più forbita, più colta, ma l'importante non è quello, l'importante sono i risultati. E quindi anche io qualche miracolino, fra virgolette, l'ho fatto. E come? Con una frase. Una frase centrata bene. In quello devo dire che sono maestra. Come sono maestra nel tradurre i ninni. Chiudete i cellulari. Nel tradurre i ninni, perché fanno, si riferiscono con questo. Quindi, forse lo dovrei chiudere anch'io però. Di che cosa si lamenta? Di una manipolazione per cui ci hanno fatto credere che noi dobbiamo soffrire per un'illusione. E le illusioni sono tre principali, gli argomenti di questa illusione. La trappola, l'abbandono, i problemi sessuali. Tutti nati dalla religione, dall'educazione, dalle istituzioni, ci hanno convinto che ci dobbiamo ficcare in una trappola matrimoniale, in una trappola lavorativa, dobbiamo lavorare molto, ma l'anima non si convince e denuncia la questione perversa attraverso appunto i ninni. Che dobbiamo osservare una certa costumi sessuali castigati e l'anima si lamenta, fa venire questi ninni. E questi ninni pressa poco corrispondono alle diagnosi mediche, ma non vogliono invadere il campo della medicina, perché poi mi hanno radiato, non lo posso neanche fare. Quindi, però, ci hanno a che fare, ma queste diagnosi sono diagnosi, non sono terapie, non confondete le diagnosi con le terapie. E se voi non vi sentite male, secondo me non siete malati. E lo diceva anche la mia collega, dottoressa Grazia Arcazzo, che se non siete, non vi sentite male, non siete malati e quindi non bisogna preoccuparsi. La dottoressa Grazia Arcazzo, la nomino spesso, è specializzata in tontologia medica. Ecco qua. E quindi la dottoressa Grazia Arcazzo, se andiamo molto d'accordo, eh? Eh? Ecco, sì. Quando sentite qualche dissonanza cognitiva nella medicina, pensate a cosa direbbe la dottoressa Grazia Arcazzo, capito? Poi provate anche a dirlo ai medici. Dice, senti, la dottoressa Grazia Arcazzo ha detto, perché devo fare questa analisi se non mi sento, se mi sento bene? Me l'ha detto una sua collega. Ecco. Fategli questa domanda, no? Ecco. Dunque, che com'è che individuo questi ninni? Questi ninni si adattano alla personalità che io individuo dalla scrittura e si adattano anche quindi all'archetipo. Archetipo però, diciamo che l'archetipo è un modello, non chiamiamolo archetipo, un modello con cui l'anima non va d'accordo. Il modello, diciamo, che parassita l'anima, per cui l'anima si lamenta con i ninni. Allora, ricordatevi, l'anima si lamenta della trappola, dell'abbandono e dei problemi sessuali, principalmente. Quindi l'abbandono può essere abbandono da lutto, abbandono da litte, abbandono dalla mamma da quando eri piccola, per cui ti ha mollato alla nonna, questi sono i casi più frequenti, il babbo che c'è ma come se non ci fosse, la mamma cattiva, la mamma affettiva, e il tradimento. Il tradimento è il più carino, perché è molto colorito come i ninni, è allusivo in maniera veramente teatrale, che il tradimento si manifesta con i tipici ninni da chiusura di un occhio, che siccome uno ha chiuso un occhio, allora l'altro l'ha tradito. La chiusura di un occhio che corrisponde a quello che la medicina, secondo la diagnosi,
chiama orzaiolo, calazio, una ptosi palpebrale di tipo neurologico, una ptosi palpebrale congenita, quando il tradimento si è svolto durante la gravidanza del soggetto, il padre ha tradito la madre durante la gravidanza, quindi nasce con un occhio chiuso, semichiuso, perché la mamma ha chiuso un occhio, quindi allusivamente il bambino nasce con la chiusura di un occhio. Eppure il triangolo, il solito triangolo, lui, lei e l'amante, il triangolo che può essere un dolore a forma di triangolo, una dermatite a forma di triangolo. Una signora sentiva in una cuffia un triangolo che suonava, lo strumento musicale. Perché? Dov'era il tradimento? Era della nonna che aveva tradito, era un segreto di famiglia, che aveva tradito il nonno e lei sentiva il triangolo. Brava la nonna. Eh? Brava la nonna. Poi qua e là ci sono il coltello nella schiena, sento dei coltelli che mi accoltellano e poi qua e là ci sono delle espressioni colorite, lo stesso di tradimento, come una signora mi ha telefonato durante un mio seminario e ha detto: dottoressa, sento la bocca come se avessi un cacco acerbo. E gli ho detto: e lei è stata tradita da suo marito con una giovane donna, come lo sa? Cacco e cacchio suo marito, acerbo è l'altra. Giovane donna, io lo capisco immediatamente. È come un'altra che aveva il Dupuytren che mi ha detto: cosa vede nella mano? Dupuytren, no? Quando se le dita diventano così, si forma un cordoncino con un nodulo. Sento un pisello e un corpo estraneo. Ma ho sorpreso, suo marito ha letto con un'altra? Sì. Come lo sa? Il corpo estraneo è l'altra e suo marito è il pisello. Capito? Vedo un pisello e un corpo estraneo. Quello che loro vedono corrisponde alla vicenda. Pertanto la vicenda che loro descrivono io lo vedo in maniera teatrale. Quindi per me l'anima si esprime in maniera poetica e teatrale. Mi ricordo di una signora che è venuta da me tanti anni fa, di Rimini, che aveva un occhio semichiuso, non è venuta da me, mi ha solo telefonato, un occhio semichiuso per un calazio. E io le ho subito detto: ma lei è fidanzata? Sì. Da quanti anni? Da 6 anni. E questo suo compagno la tradisce. Come lo sa? Vada, lo trova adesso, vada! È andata, l'ha beccato in pieno, come l'ho detto io, in flagrante. Lei ha detto: chi è questa? È un'ucraina a cui do delle lezioni di italiano. Lei naturalmente non ci ha creduto, avvisata da me, perché me lo diceva il ninno, me lo diceva. Si sono picchiati, si sono lasciati e lei... ha rilevato il suo benessere e gli è sparito questo ninno, va bene? Mi raccomando, non parlate mai di cure, perché le cure le fanno sono solamente i medici, né guarigioni, perché guariscono solamente i medici. Non parlate di psiche, perché la psiche è pertinenza dei psicoterapeuti. Quindi se voi ascoltate una persona per rilevare il loro benessere, non ascoltate la psiche, ascoltate l'anima come religiosi. Nessuno vi può dire niente. Altrimenti dovrebbero mettere in galera, secondo la legge, anche i religiosi, e non fa, perché cosa? I santi religiosi non fa. Che fanno i miracoli, va bene? L'anima, vabbè, siete in territorio protetto. Allora, venite ninnini, venite. Venite ninnini, venite. Da? Sì, venite.
Io aspettavo di incontrarla da tanti anni ed è capitato all'improvviso. Ma perché problema c'è incontrarmi? Sono dappertutto. Non ci siamo mai incrociate. Ah sì. Il caso ha voluto venga, sì, che io fossi ospitata per caso qui oggi. E ah, quindi sì. Non potevo non approfittare. Bene, benissimo. Allora, qual è il suo ninno, signora? Allora, cioè, ninni, eh? Io soffro di quelli che si chiamano comunemente colpi della strega, oramai da quasi 30 anni. E hanno avuto un'evoluzione molto lunga e variegata. Ci ho lavorato tanto sopra. Al momento sono più rari, meno dolorosi, meno durevoli, ma non hanno smesso. E quello che io sento in questo momento, avendo acquisito una certa consapevolezza del mio corpo, è una torsione a livello della cervicale e una torsione a livello della lombare. Sento proprio che il corpo è ritorto. Secondo voi cos'è? Trappola, abbandono o sesso questo? Trappola. Bravi! Ma siete bravi! Ma voi mi avete già sentito? Io sì, l'hai detto. Io l'ho sentito sempre. E perché è trappola? Cosa ha detto della trappola? La torsione. La torsione, poi? Il blocco. Il blocco, trappola, blocco, eh? Poi? Beh, il dolore. Che tipo? Il colpo. Il colpo? Sì. E come che lo sente? Sì, beh, il colpo della strega è come... No, signora, il colpo della strega non è suo. No, mi dica no, come lo sente dire, lei. Lo sento come... Come arriva? Come arriva questo dolore? Lancinante come una botta, come una stilettata. È vero? Sì, sì. Ah, sì? Una stilettata? E dove ce l'ha? A livello lombare, sì. Ah sì, che carina! Qua? Qua? Sì. Che carina! Sì, sì. Adesso a sinistra. E adesso da tutte e due le parti. Prima è stata a destra, poi a sinistra. Lei è, come si dice, cornuta e mazziata. Sì, sì. Sottostante, vero? Sì, sì, sì. Lei è cornuta e mazziata, vero? Anche sì. Mi racconta come cornuta e mazziata? Allora, vedete, diciamo, sente una stilettata, come ho detto, quindi un tradimento, e mazziata perché dopo aver fatto la schiava l'hanno anche tradita praticamente. Sì, è stato così. Brava. No, tant'è che si è manifestata in quel momento. Vede, sento pochi ninni. E capisco subito la vicenda. Perché? Perché ne ho viste tante e sono sempre le stesse. Sì. Ecco. Sì, è venuto fuori dopo un tradimento molto brutto. Avete visto? Stilettata o pugnalata? È stato veramente pesante. Ecco, io non faccio altro che vedere donne tradite e uomini con la prostatismo. Perché l'unico prostatismo vorrebbero tradire e non tradiscono, oppure se tradiscono col senso di colpa. E le donne tradite perché sono tradite dagli uomini che non hanno il prostatismo, perché sono tradite da quelli che non hanno il prostatismo, perché quelli che hanno, che tradiscono, il prostatismo non gli viene, capito? Ergo, a questi uomini bisogna lasciarli pascolare. E le donne la devono smettere di pensare di essere tradite. Beh, oddio, è stata pesante. Vabbè, è normale, signora. Ma io pensavo di averlo superato, però questa chiusura non si è sciolta del tutto. È normale, quello è maschio, gli mette davanti una ragazzina. È vero che lo tenta oggi, lo tenta domani, ce l'ha sempre davanti. Dai. Va bene. Questo caso va insegnato a voi, ditelo anche alle vostre amiche. Allora, scriva qua, signora. Sì. Pennarello ce n'è? Sì, ricordo. Scriva, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino.
Ma lei dove ha fatto le scuole? Io sono nata a Bucarest. Perché? Perché hanno tutte la scrittura pendente a destra, ma è dato dalla loro tipo di scrittura scolastica, che visse un po' il problema. Probabile. Tutte pendenti, gli assi pendenti a destra, vedi qua. Sì, però è vero che è un'impostazione, diciamo così, estetica che si usava quando si scriveva ancora. C'erano tutte uguali, ce l'hanno. C'è qualche modifica. Lei è troppo compiacente, cioè troppo buona. È troppo buona, signora. Certe cose le deve pensare. Scriva, mi sto impegnando a studiare da stronza, ma non mi riesce molto. Scriva la stessa frase pensando di essere quell'uomo, quel suo marito. Devo proprio, ma io non voglio essere lui. Scriva pensando di essere lui, non di copiare, di essere lui, No. Non ho mai scoperto qui. Ecco qua. Vedete come si modifica la scrittura, perché siamo tutti connessi, vedete? Faccia vedere, signora, come si modifica la scrittura quando uno si sente un altro, E quindi assume le fattezze dell'altro, della personalità dell'altro. Era un uomo che gli piaceva mostrarsi, questo. Penso di sì. È un uomo vanitoso. Forse anche un artista. No. Era un uomo, cosa faceva nella vita? Lavorava in una società giornalistica. Non aveva un... Era un giornalista? No, non aveva una mansione più coadiuvante che altro. Però era un artista lo stesso, guardi. Era? Era portato verso l'arte. Era ambizioso, era. Ci teneva molto al suo ruolo, Era gentile con le signore, era un cerimonioso, un tipo cerimonioso, di mondo, gli piaceva stare sempre in compagnia, mostrarsi sempre al meglio. Come immagine? Sì, solo come immagine. Ok. Grazie. Prego. Altro? Sì. Come te la sei fatta? Prima volta dopo un intervento, lezioni. Di che? La tiroide. Come c'entra la tiroide con la gamba? Quando mi hanno fatto le punture nella pancia contro gli emboli, come si chiama? Non mi viene la parola. Sì. Perché se li hanno fatti? Non so. Mi sono scoppiate le prime vene. Poi mia mamma. Ma avevi delle vene varicose? Una aveva, una vena varicosa. E poi mia mamma le aveva anche queste vene. Sono scoppiate, scoppiate queste vene. Sì. Ah sì. E ti hanno provocato questo? Sì. Ah, che carina. E poi che cos'hai ancora? Te l'hanno tolta. Perché cosa? C'era un nodulo caldo autonomo. Caldo? E che nini avevi per questo nodulo? Che nini? Io stavo bene. Mi hanno detto che dovevo toglierlo perché era pericolosissimo, perché poteva scoprire. Avessi dovuto consultare anche la dottoressa Grazia Arcazzo, che forse... Cosa dici? Ho consultato molti dottori Cazzari, invece. Io non lo so, però magari la dottoressa Grazia Arcazzo qualche cosa te la poteva dire. Vero? E dopo sei ingrassata così? Dopo? In un mese. 30 kg in un mese. Dopo che te l'hanno tolta? Perché non mi hanno dato la terapia. Sostitutiva, non te l'hanno data?
dopo 40 giorni si sono accorti che l'altra metà non funzionava più. Ah, perché se gli hanno tolto solo una metà, te gli hanno tolto, pensavano che l'altra fosse funzionava, invece non funzionava. No. E ce n'hai sempre una metà però? Sì. Vabbè, comunque, se c'è sempre una metà, vabbè. Ma io direi che sei diventata grassottella perché ti sei sentita rifiutata, no? Da tutto il parentato. Bello. Sì, perché sono nata strana, strega. Quindi, sei nata strega? E com'è che sei strega? Andavo bruciata a rogo. Ah sì, vero? Corpeggio a molti, no? E ti sei sposata? Ti sei sposata? Ero sposata, sì. E anche il marito ti ha rifiutato? Mi ha tradito, sono andato. E vabbè, quello è normale. Ma dai, mica se vi ha tradito perché vi ha rifiutato. Perché magari il poverino ne voleva, li voleva tutti e due. Gli uomini, di solito, gli uomini amano più donne contemporaneamente, bisogna capirli. No, ha scelto lei. Ah, ha scelto lei? Anche perché sapeva che non avrei accettato. Ah, ecco, vede che ha scelto lei alla fine. È lei che l'ha indotto, poverino. Lui sarebbe anche rimasto. No. Sarebbe anche rimasto e lei, se non avesse fatto la tradita, non si sarebbe sentita rifiutata, perché lui voleva magari tutti e due, fanno sempre così, quasi sempre. Ma a meno che proprio... Che se ne andava di casa, no. L'ha detto prima che glielo dicesse lei, magari. Ah. Dai, poverino, se ne è dovuto andare. Aveva la cuccia lì e lei l'ha mandato via. Sono proprio cattiva. Certo, queste tradite sono veramente cattive. Perché non lo capiscono il maschio, quello è un inseminatore. Ed è quello, fa quello secondo la sua natura, altrimenti gli viene qualcosa a prostata, oppure una cufene, insomma. Pensa al tradimento, gli viene una trombosi perché vuole trombare. Ecco. Guardate che questa della trombosi che vuole trombare non è tanto una battuta, pensateci bene. Sono trombosi, ho visto che corrisponde alle trombate nascoste. Con le tradimenti, i figli nati fuori dal matrimonio. Ho visto una corrispondenza, potrei anche sbagliarmi, ma ho visto una corrispondenza. Figli nati fuori dal matrimonio, incesti, tutte le trombate da nascondere sono le trombosi, per quello che ho visto io. E quindi, cosa c'hai ai piedi? Che c'ha? Sono stata operata 3 volte. Di che? Prima un incidente, poi per valgismo, ma gli interventi non sono riusciti bene. Ah, ecco. C'ha le caviglie gonfie, vero? Soprattutto la sinistra. Ah. E da quando? Da un po' più. E tutto che si è sentita brutta e rifiutata. È così che io ho notato che i nenni delle signore rifiutate si manifestano con questo aspetto. Poco amata, sì. Poco amata. Poco amata. E si ami da sola. Poco amata. Chi aspetta di essere amata? Ma aspettate. No, in generale. Aspettate di essere amate, sì, va bene. Aspettate di essere amate, vedete che bella fregatura che vi prende tutta la vita. Sì, vabbè. Se vi potete anche ammalare aspettando di essere amate. Non vi conviene? Amate voi, che è meglio. Poi se l'altro vi ama, non fa niente. L'importante è che per mantenervi in salute
cioè per mantenere l'anima sveglia, non salute non si può, non si può dire, ma salute. Per mantenere l'anima sveglia, ogni tanto mi sfugge qualche vocabolo improprio, per mantenere l'anima sveglia dovete amare, va bene? Vabbè, amare un uomo magari non si può, molte volte, no? Tante volte. Amare la mamma neanche, il babbo neanche. E allora, cioè, te amano il cane, il gatto, o il proprio lavoro, come me. Che lo amo tantissimo perché è il mio lavoro, secondo il mio talento. Capito? E quello dovete trovare. Allora non vi frega nessuno. Sapete dove, dove appendere, in che chiodo appendere i vostri abiti. Ecco, signora, faccia vedere che scrittura ha. Tanto va la gatta lardo che ci lascia. Rosso no, eh. Tanto va la gatta lardo. Che ci lascia lo zampino. È oppressa dalla famiglia che non ho, perché sono orfana, la, la giovane. Chi l'ha levata? No, ero maggiorenne, cioè appena, poco dopo la maggiore età, sono rimasta orfana, non ho fratelli, non ho... Scusi, se aveva raggiunto la maggiore età non era orfana. Sì, vabbè, io dico nel senso che ero giovane, insomma. No, orfani sono i bambini. Ok, vabbè. Quindi da bambina, ha avuto un'educazione piuttosto severa, sì. Con i sensi, infatti è piccolina, vedete, la scrittura è piccola, come di chi è stata costretta dal senso di colpa, dal senso del dovere a farsi piccolina, E questa è. In più, quindi si è sentita rifiutata già in famiglia, perché è sempre giudicata col senso di colpa, e quindi là si è coltivata la, diciamo, il fatto che è diventata grassottella. E poi dalla mamma ha preso le varici, perché la mamma si addossava a tutta la famiglia, proprio sangue, nella parete dei vasi. E i vasi hanno ceduto, come anche lei si sentiva cedere sotto il peso della famiglia. E questo ho notato, è l'espressione poetica delle varici, cioè che si riempiono del sangue, che è il proprio sangue, per cui la parete cede sotto il peso del sangue e deborda talmente che, che a un certo punto si macchiano anche le gambe. Ecco cosa è successo. È una vicenda che aveva colpito già sua madre, che ha colpito anche lei. Va bene? Ecco qua. Quindi, che cosa ha in memoria? Ha in memoria Elma, perché non ce la fa più, debordano le varici. Elma. Cicoli, perché si addossa i parenti. È solo un processo in corso. Crebepol, perché si sente... ho un processo in corso contro i parenti che mi hanno derubata. Ecco, figuriamoci. Cicoli, e poi i parenti non bisogna frequentarli. Ma non li frequenti. Quando ti avvicini con i parenti, ti devi mettere una mano davanti e una mano dietro, perché non ti sa da dove arrivi, capito? La fregatura, Elma, cicori, crebepol, perché pensa di essere brutta, perché rifiutata. Eccolo qua. E questo. Va bene. Eter, perché è abbandonata. Massima. Eter, perché è abbandonata. Ok? Ok. Va bene. Può andare.
Prego. Grazie a lei. Allora, altri? Altri ninnini che mi dicono i loro ninni? Giù. Hanno paura? Paura di che? Tanto i niti sono sempre uguali, sono traditi, problemi con la suocera, colpa perché non c'è, con l'uomo imbecille, con l'uomo traditore, mancanza di soldi, mancanza di sesso, sesso perverso, sono sempre uguali, sono. Che siamo tutti nella stessa barca. Allora. E ciao, la mia carissima amica Mariel Tessandori. Ah, allora dimmi Mariel. Allora, due volte che mi rompo lo stesso polso. Che carino. A distanza di 6 mesi. Il polso corrisponde all'espressione che c'è nella memoria di tutti, persona di polso. Una persona non è di polso se non si permette o non gli permettono di fare quello che vuole. Siccome lei è una viaggiatrice e vuole fare quello che vuole, io la conosco bene, pensa di non potersi permettere perché c'è un freno da parte di certi parenti. Quindi lei non può fare quello che vuole, questo è il suo dramma, e quindi si frattura il polso perché non è una donna di polso. Ecco qua, tutti quelli che hanno un'incidenza nel polso, una tendine che va male nel polso, una distorsione al polso, una frattura al polso, una, quella che chiamano tunnel carpale, mi sembra, sì, provate a chiedergli semplicemente se vorrebbe fare una cosa che non gli lasciano fare. È vero, Nadia? Credevo che fosse il fatto della rabbia che mi impongano di fare ciò che non voglio, che poi è la stessa cosa. È la stessa cosa, detta in un'altra maniera. Sì. Scrivi. Tanto va la gatta all'altra. Un'altra frase no, eh? No, un'altra no, no, perché altrimenti devo ragionare in che frase dirti e dopo perdiamo tempo. E lei viaggia sempre, non si ricorda più l'italiano, dice. Vedi. Non si fida, infatti Maria non si fida, ha paura del giudizio degli altri, questo non lo sapevo di te. Ha sempre fatto la mamma, qua c'è il segno della, come la mamma ha sempre fatto nei suoi confronti, la mamma, già che troppo, ciccoli qua, che vuol dire, è segno del presepe, che vuol dire che la Madonna guarda verso il bambino, vedete la Madonna che guarda verso il bambino, eh? È uguale. Hai visto? Qua è un pochettino sostenuta questa Madonna, però si dà una certa importanza perché gonfia qua, vedi? Ecco. E lei ha un gran senso della realtà, molto senso della realtà, la conosco bene. E, infatti la scrittura è chiara. Ed è la scrittura è piuttosto agitata sul rigo, come lei è agitata, cioè sente sempre che deve andare, ha un'agitazione interiore. È vero? Ecco qua. Perché qua, vedete, se questo è il rigo che l'ho fatto male, va bene, ma saltano sul rigo. Questo è lo scattante di Moretti. Vedete qua? Qua è sul rigo e questi saltano sul rigo, vanno in alto. Questo è più aderente al rigo, questo è più in alto. Quindi dovrebbe dire che sei agitata interiormente e devi sempre muoverti. Non ti si può. No. Queste persone qui sentono sempre il pericolo di essere in trappola, sempre, a causa della loro agitazione interiore. Per cui
vorrebbe uscire dalla trappola, non glielo permettono, frattura del polso. E così sto ferma? No, non stai ferma lo stesso. Quindi parti lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e così smetti di fratturarti il polso. Perché l'incidente è come il ninno, è la stessa espressione ed è la stessa motivazione. Ti ricordi quando dovevo partire la prima volta? Dimmi. Quando dovevo partire la prima volta, sì? Vieni. Il mignolo. Il mignolo, e venni, tu venisti a Viareggio e non sapevi cosa facevo. Il microfono più vicino. Non sapevi il mio lavoro, eccetera. E mi dicesti, il mignolo è i bambini. E tu lavori con dei bambini. Smetti di lavorare con bambini e vai. Non ricordo. C'eri anche tu? Eravamo qui, no? No. No, eravamo a Crociverde. Che non mi ricordo. Ancora non ti conoscevo. Allora è un altro mignolo. Era meglio, ma poi me ne sono rotti tutte e due, prima una e poi adesso, una era l'intuizione, una era la direzione della mia vita. No, e erano sempre bambini. I bambini, mi dicesti, i bambini e dovevo smisi. E partisti, sì. No? Da allora. Sono stata io che ti ho dato questo consiglio. Sì. Perché? Mi sono licenziata, anzi ho fatto in maniera. Ma sapete quanta gente gli ho cambiato la vita partendo dal ninno? Io non me ne accorgo neanche, ma li incontro anche per la strada e mi dicono mi ha cambiato la vita, basta un ninno e cambio la vita. Non lo faccio apposta, fanno tutto loro. Come a quel signore di Belluno che un giorno venne a Padova e mi disse, dottoressa, c'ho i calcoli, mi hanno già operato 2 volte di calcoli alla vescica e si formano ancora i calcoli. E gli ho detto, fai calcoli perché fai calcoli, smette di fare i calcoli e non fa più i calcoli. Cambiato la vita, facevo i calcoli da imprenditore, non li ha fatti più, è diventato operaio e ci ha guadagnato in salute. Quindi sparito il ninno del calcolo, è diventato il mio miglior allievo, bravissimo. Bene. Va bene. Ci vediamo settimana. Ok. Ci vediamo dopo, vero Maglia? Sì, ecco la Cristiana. Salve. Attacchi di panico. Attacchi di panico è il... ho visto che coincide con il fatto che una persona si sente in trappola. Sempre. Sempre. Quindi che trappola è? Tipica espressione da trappola, Che trappola è? Matrimonio già dato, il maschile, il padre, il figlio, maschio. E li immolli, no? E ci lavoro insieme col figlio maschio. Lavoravi col padre? Lavoravo col padre e poi col figlio maschio. E com'è che la intrappolano? Perché? Cosa vogliono? Venga. Probabilmente vogliono che sia diversa da quello che sono. E cioè, che cosa vogliono da lei? Vabbè, il padre non c'è più. Il figlio è morto? Sì, vabbè, anzianissimo. Il figlio forse vorrebbe che fossi come un uomo. E cioè come? Più determinata in una parte del mio lavoro, mentre a me piace fare altre cose. Non posso cambiare. Vabbè, non si può trovare un altro socio, suo figlio? No. Perché? Perché è un discorso lungo. E quindi? Certe volte io penso che per non avere più certi ninni che durano da tanto tempo, bisogna prendere un biglietto d'aereo di sola andata. Vero? Scriva qui. Tanto va la gatta Lardo che ci lascia lo zampino. Vedete come ha il vestito largo, proprio di una insofferente?
che non sopporta la costrizione. No, non sopporto le costrizioni. Beh, detto, c'è anche il vestito largo per questo. Le scarpe larghe. Le scarpe sembrano, sono, li prendi di una misura più grande? Sì. Hai visto? Sembra proprio che ci balli in queste scarpe. Ah. Vedete com'è esuberante, come fa a costringerla? Faccia vedere bene, forse questo è meglio. Vedete com'è esuberante? Con la scrittura grande, che vuole i suoi spazi. Mm. E come fai a costringerla? Non fa. È per questo che l'uccellino in gabbia c'ha il panico. Un passero in gabbia, gli viene il panico, per paura di morire, in gabbia. E questo ha... Quindi crisi di panico. Ma mi curo, solo che... Andate a vedere Cherry Plum, scusi, perché Cherry Plum, perché scoppiano all'improvviso le crisi di panico dovute al fatto che una persona si trattiene nella trappola e le vengono le crisi di panico. Tutto quello che scoppia all'improvviso. A me mi viene quando vedo l'acqua dentro un contenitore. E io adoro il mare, adoro l'acqua, però mi sento affogare. Affogare in un bicchiere d'acqua, la stessa cosa. In che contenitore? Un bicchiere troppo grande. Le viene il panico? Sì. L'acqua sarebbe la donna, il femminile, che è trattenuta in un bicchiere. Troppo grande, che vuol dire... Troppo grande quello che deve fare, è troppo quello che deve fare. È vero. È chiaro. È chiaro, insomma. Quello che mi dicono, per me è tutto chiaro, e non capisco perché la gente non è chiaro come è chiaro per me. Una signora sentiva da poco una cuffia che era una teiera, sentiva. È stata, e poi aveva anche perdite di sangue dall'utero. E su lui le ho detto, ma lei ha avuto un lutto grave? E come lo sa? Te era, te era e non c'è più. Capito? E mi ha detto, come fai? Non è chiaro, te era. Te, togli la i, te era e non c'è più. Era e non c'è più. Come una signora... sognava sempre bambole in ceramica perché aveva un caratteraccio e non aveva più amiche. Le amiche c'erano e non c'erano più. Ceramica. C'era amica. E un'altra, rebus, e un'altra mia collega sognava le credenze. Apriva le cassette delle credenze e avevano i vermi. Cosa vuol dire? Mi ha detto, le tue credenze hanno i vermi. Era un medico. Chiaro. Cosa gli diceva? Che le sue credenze avevano i vermi. Cioè, erano avvariate. Sono bellissimi gli acufeni da decifrare, sono veramente poetici. Una signora, in genere sono di tipo sessuale, e una signora aveva un concerto di uccelli tropicali negli acufeni, sentivo. Un signore sentiva una sirena, che erano le donne che la tentavano, mentre lui voleva avere una relazione seria. Allora l'anima gli faceva sentire la sirena, così impara, che era la donna che la poteva tentare, no? Un altro sentiva, sta già presente, dottoressa, quando uno cerca di sintonizzarsi su un canale che la vagina. Oppure quando cerca di passare da un canale ad un altro, che è porno e non ve lo posso spiegare, dovete capire da soli.
Posso andare? Bella, sì. Grazie. È una signora un giorno. Sono andata. Sì, sì. Una signora mi ha detto un giorno: dottoressa, sa che mi ha detto una cosa sul mio cufone e mi è sparito. Ah, e com'era questa cufone? Gli avevo detto che era il rumore che faceva il mais quando si secca. E io cosa gli ho risposto, per cui è guarita? Che siccome sono in menopausa e ce l'ho secca, non ne vedo mai. Capito? E devo guardare, perché nella traduzione dei ninni certe volte devo usare la posposizione dei termini. Come quella signora che mi ha mostrato un alluce con una micosi che mi ha detto: come lo vede? Un po' consumato. E io gli ho detto: ma che cosa gli è successo? E ha avuto una notte d'amore e lui se ne è sparito. E allora è stata consumata poco. E bisogna fare la posposizione dei termini per fare la traduzione. Io lo capisco subito se il significato è in mezzo a una frase, se devo, come nel caso della teiera, cancellare una vocale, oppure se devo fare la posposizione dei termini. E lo capisco immediatamente, perché da cosa lo capisco? Dal contesto. Il contesto è o sessuale, o trappola, oppure è abbandono. Lo metto nel contesto e capisco immediatamente quello che gli devo dire. Se voi vi allenate, diventa molto divertente parlare con l'anima. Allora, altri? Mi dica. Io la micosi a questo dito, è questo che non riesco a guarire. Sembra che sia guarita, ma quando poi penso che sia guarita mi rendo conto che in realtà non lo è. Vero. E quali dita sono? Okay. Quali dita sono? Sono questo, l'indice e il medio del piede destro. Sì. E come si presentano quando non ha lo smalto? Si presentano. Non sono tanto. Un po', zitti, Sono delle macchioline bianche. Sì. E poi diventa più spessa, lunga, più alta. Ah. E poi leggermente un po' di giallo, ma poco poco, intanto delle macchioline bianche. Oh, che carino! Più spessa all'unghia, più alta? Sì. Come chi la giudica che si fa alto rispetto a lei, mentre lei è bianca ed innocente. Sì. Vedete che? Mettete insieme i termini. E dove ce l'ha? Nel secondo dito, quello del giudizio, che giudica. Innocente rispetto a che? Rispetto al terzo dicto, che è questo. Quindi là chi ci può essere nella sua storia, in maniera classica? Una madre che l'ha giudicata rispetto al sesso, di cui era innocente. È così? Ah, avete visto? Le storie sono sempre le stesse. La memoria è sempre quella. Le allusioni sono sempre quelle. E fai merenda con Girella. Questo, sempre così. Occulta. Ecco qua. Allora, scriva: tanto va la gatta all'ardo che ci lascia lo zampino. E qui c'è questa memoria di mamma che era innocente, che si sentiva sopra, no, grossa, come l'unghia. La giudicava indice e lei era innocente, ma chi è bianche? Velino? Eh? E lei vuole fare proprio quello che vuole lei, perché la mamma la giudicava, ma per il resto non se la filava proprio, la giudicava. E poi dopo l'abbandonava, perché sentita abbandonata, la giudicava, mentre lei se la confondeva. La mamma era un tipo confusionaria e si permetteva di non dare un'educazione, perché era confusionaria, e di trascurarla pure, e però le si permetteva di giudicarla per qualcosa che
e per cui non l'aveva mai educata. Avete capito come faceva la mamma? Lo vedo nella scrittura, è giusto? Esatto. Esatto, vedete? Ma mi dicono che mi hanno accusato di voler fare la psicoterapeuta. Ma io sono un modesto grafologa, che vede tutto dalla grafia, sono una modesta grafologa, non arrivo a quello che sanno le psicoterapeuti con l'anno di analisi. Non ci arrivo, loro sono molto più bravi. Io ci arrivo in un attimo con la grafologia. E quindi questa è proprio arrabbiata perché la mamma non la educava ma la giudicava. È giusto? Giustissimo. Giustissimo. Ok. Giustissimo. Va bene. Grazie. Prego. Allora, mi dica. Allora, io sono due che mi incuriosiscono. Sì. Uno è un dolore proprio su una vertebra specifica. Quali? Sì. Lo sento solo alla pressione, quindi se mi sdraio sul duro o se faccio magari una torsione o se la tocco. Sì. E l'altro? Sì. Invece un peso a questo livello qua. Sì. Su più vertebre. E quello lo sento come pesante. Sì. Dove lo sento? Insomma, sono pesanti sia il babbo che la mamma di questa signora. Sia l'uno che l'altro sono pesanti. Che la mamma vuole che si faccia quello che vuole lei perché è sacrificata. E il babbo la fa incazzare da morire. Magari sì, una volta, ora... Una volta, c'è la memoria. C'è la memoria. E la memoria si mantiene. Si mantiene per generazioni. Figuriamoci se non si mantiene in una sola vita, la sua. Allora. Il babbo qual è questo? Il babbo sono le vertebre, la mamma è la schiena. Tutte cose che ho estrapolato dai miei studi di omeopatia. Estrapola la memoria. Mi preparo a scrivere un libro sull'omeopatia per tutti, della grafologia per tutti, del linguaggio dei ninni associati alla grafologia, all'omeopatia e ai fiori di Bach per tutti. Perché ho una dote, quella di saper semplificare e fare la sintesi. Perché? Perché non mi perdo nelle complicazioni inutili. E perché sono così? Perché mi hanno complicato la vita e sono stufa. Mi hanno complicato la vita, basta. È così e basta. Bisogna essere laconici, da Laconi, paese della Sardegna. Vedete qua? Vedete, qua c'è la madre e qua c'è il padre a destra. Allora, qua il babbo prende le distanze dal babbo. Con cui è arrabbiata, zona della mappa di Kramer Willow, qui, quindi rancore verso il padre, vero? Ci sta. Ecco, che, e perché c'è rancore verso il babbo? Perché lei la voleva perfetta. Lei, questa scrittura io l'ho trovata in certe anoressiche, capito? Così è tipica l'anoressica, cioè che deve essere perfetta per il padre, l'anoressica da quello che ho visto io, perché deve essere santa, perfetta, senza corpo, con puro spirito. Ecco, ma non male che si è salvata. Forse proprio perché ha preso le distanze si è salvata, nonostante il babbo ci abbia provato, no? Più che perfetta, magari se piangevo, mi prendeva in giro, se mi dava della femminuccia, tutto molto, cioè, sì. Scherzosamente. Però no, ma lui magari gli ha dato un esempio di perfezione, come era lui, molto pignolo. Magari rigido, non pignolo. Beh. Però ci può stare. Ci può stare, è vero.
è la mamma la povera vittima, vero? Vittima di questo padre rigido. Magari del suo... La mia nonna, che è sua mamma, depressa, figlia di un padre rigido, che non si sa se a un certo punto l'ha picchiato, addirittura ha fatto una violenza. Mm. E lei non è depressa, però insomma, non è manco... Sua nonna? Mia mamma. Ah, sua mamma, ah, ecco. La nonna è depressa e la mamma comunque... La nonna madre di chi? Della mamma. Ah, depressa. Sì. E la mamma e sua mamma? Non depressa, ma... Ah, è vittima del padre. Del padre? Non lo so. L'ha detto prima. La nonna, mia nonna, è vittima del padre. Ah, ecco. Per... E mia mamma, più di sua mamma, penso. Mio nonno era fatto e messo lì. Ah, ecco. Sì, sì. Che belle le famiglie. Che belle, gli ideali della famiglia. Voglio farmi una famiglia e ti prendi un pacco. Perché tu vuoi fare la famiglia con una persona, ma ti devi prendere i genitori, i fratelli, le sorelle, la memoria degli avi, ed è un pacco tremendo. Meglio non prendersi nessuno. Infatti, il mio dilemma è, voglio una famiglia o non voglio una famiglia? Ecco, vedo a lei. Vedo a lei. Non so come andrai a casa. Ci penso. Io ci ho rinunciato. Ho fatto bene. Va bene. Sì, sì. Allora, altri? Ecco io. Massimo. Buonasera. Buonasera. Allora, io anche io ne ho due che mi incuriosiscono. Il primo sono gli occhi, che ormai mi bruciano da credo 3 o 4 anni. Che carina. Mi danno noia la luce, mi danno noia la polvere, mi danno un sacco di roba. Ma che bella. E gli altri sono i piedi. Sì. Gli succede di tutto. Sì. Sì. Mi fanno male, mi è venuta l'artrite, mi sono strappata un'unghia. Cose come ai piedi. E come si è strappata un'unghia? L'unghia è rimasta su una porta. E che unghia? Di che dito? Del dito destro, l'alluce del dito destro, del piede destro. Si è strappata un'unghia, vero? No. Allora, è stata sfigata sia con i genitori che con i partner maschili, eh? Per cui i genitori l'hanno fatta arrabbiare, si arrabbiavano fra di loro e per quello le brucia gli occhi e c'ha anche un certo affollamento dentario, perché manifesta una rabbia per la coppia genitoriale, che la fanno bruciare dalla rabbia, babbo e mamma, eh? Giusto? Può darsi, sì, ci sta. I piedi sono i partner maschi, con cui ha avuto dei problemi sessuali e che non gli sono mai andati bene. E uno gli è stato strappato, come è stata strappata l'unghia. Oppure non si è potuto difendere, unghia, da uno per motivi sessuali, porta, motivi sessuali. Porta che cos'è? È rimasto. Ah, la porta, ok. Quindi non si è potuta difendere sessualmente da qualche maschio. Porta. Ci pensi, signora? Ci penso. Infatti, anche lei è grassottella, perché si è sentita respinta. Giusto? Da quando è che è diventata grassottella?
Io non sono mai stata magra. L'ultima volta che mi ricordo di essere stata magra forse avevo 15 anni. Ecco, dopo ho cominciato a frequentare i maschi e ha cominciato a sentirsi respinta e a ingrassare. Per cui problemi ai piedi. Giusto? Può darsi. Non me lo sento calzare al 100%. Gli hanno, sono andate tutte bene le sue relazioni? No, non sono andate tutte bene, appunto. No, certo. Mi piacerebbe trovare qualcuno che può dire di sì. Appunto, certo. Infatti quasi tutte dicono che non si sono trovate bene, però alcune reagiscono in questa maniera. Scriva, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zappino. Vedi qua? In particolare questo accumulo qua è dato da problemi col padre, come se il padre ti bloccasse il chakra qui del sesso, perché è più grossa qui che qui, quindi è un problema col padre. No, guardi, non mi interessa a me lo stampatello. Voglio una scrittura spontanea. La mia è lo stampatello. E chi scrive sempre in stampatello? Vuol dire che non si piace. Guardando la sua scrittura dice quanto è brutta, e allora scrive in stampatello. Come lei? Ecco, è stata lasciata da sola a decidere nella vita, si è dovuta fare da sola, sì, e ha acquisito un certo coraggio nell'affrontare le cose, è coraggiosa, lo vedo dalla L, è brava nel risolvere i problemi, è con una certa creatività e poi è una persona passionale. Ci hanno provato a bloccarla, ma non ci sono riusciti. Un po' l'hanno bloccata, un po' l'hanno lasciata da sola. È giusto? Sì. Eccola qui, la sua storia nel suo corpo e nella scrittura. Grazie. Prego. Vedete che ha il po' i glutei che sono sviluppati, ma sono problemi col padre. Che l'ha abusata non sessualmente, ma l'ha abusata, diciamo, l'ha bloccata, è giusto? No. Lei era così da piccola? No, io da piccola ero più magra. E questo sviluppo qua nei glutei? È arrivato da... Da? 25 anni in poi. E cosa è successo? Che l'ha bloccata qui? Non lo so. Per cui si è manifestato anche nei piedi. Pensare. Nei piedi. Non se ne mio ricorda. Papà non mi ha mai bloccato. No. Mio papà mi ha sempre lanciato, pronto a riprendermi. Non posso. Senti, dire. C'è una storia del genere nella sua famiglia? Una. Di un papà che ha bloccato? Sì, forse una memoria. La mia mamma aveva un papà molto rigido. Ah, ecco. Allora ha ricevuto la memoria di sua mamma. Quando vedete che non ce l'hanno loro, chiedete sempre della mamma, al 95% trovate sempre nella mamma il problema che gli ha trasmesso. Allora, altri? Il mio ninno è più interno, cioè io sento di vivere con un'angoscia di sottofondo. Sì? Sì. E dove lo vive? Più qua, nello stomaco. E cosa sente? Mi sento come paralizzata. Dove? Nella vita in generale, nelle azioni, mi sento come un vuoto, come se ci fosse un vuoto e quindi poi dopo non riesco più a sentire più le mie passioni e perdo la direzione. Ah, vabbè. Allora, qua... Guarda, quale se riesce anche io, ho le mani occupate, brava, così.
tanto. E altri ninni più materiali ce li ha? Fisicamente mi colpisce sempre più al mal di stomaco. Ah, sì, sì. Scriva. Ah, sì, 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 sì. Penso di aver capito. Capito, capito cosa deve avere. E poi un'altra cosa che mi succede è che mi trovo sempre non proprio totalmente in mancanza di soldi, però con l'acqua alla gola. Poi mi si risolve, però devo sempre arrivare che non riesco ad avere una sicurezza. Senta, in sua mamma, come andava con sua mamma? Beh, con mia mamma è stato un rapporto complicato da adolescente. E perché? Perché? Perché mi controllava. E quindi? E quindi? E quindi? E quindi io ho cercato di... Di? Di fuggire, di ribellarmi e poi... E poi? Ma che tipo era sua mamma, oltre al fatto che la controllava? Lei come persona? Anche rispetto al marito. Mia mamma è autoritaria rispetto al marito. Mio padre è stato più assente. Faceva la vittima? Mia mamma? Anche. Due facce. Le dava fastidio? A me? Sì. Sì. E lei non riesce a farsi bastare i soldi? Non riesco a... no. Perché se li spendi tutti in una volta? Forse sì, quando mi arrivano non riesco a trattenerli. Come mai? Li spende tutti assieme? Beh, perché cerco di mantenere una sicurezza, quindi le cose che mi servono le prendo subito e poi dopo però sì, magari... E dopo invece? Dopo ritorno così con l'acqua alla gola e poi dopo... Ma prende solamente le cose che le servono o ne prende anche superflue? Ma non mi sembra tanto di superfluo. E come mai non si fa bastare i soldi se non prende le cose superflue? Non lo so, non lo so. Ma di cose sicure che prende, quante ne prende? A me mi sembra giusto, però. E allora capi il lavoro, guadagni di più. Quello sì. O ne prende un altro lavoro se quello non gli basta. Se lei prende solo le cose... Infatti sto cambiando lavoro. Cerchi di guadagnare di più o cerchi di arrotondare con un altro lavoro, perché non lo fa? Sì, sì, è la cosa che sto cercando. E allora non avrà più problemi. E l'angoscia? L'angoscia nello stomaco? Sì. Nel senso di colpa che a causa della relazione con la mamma che la controllava la faceva sentire in colpa. Pain. Angoscia nello stomaco, qua nella mappa di cranio. Pain. L'angoscia che ti mette la mamma quando non ti fa sentire giusta. È giusto? Ecco. Va bene? Grazie. In una maniera in cui non fa, può essere anche, ma non ti bastano mai i soldi, ma come li spendi? Gliel'ha mai detto? Vedi io come sono parsimoniosa, ma tu come li spendi tu questi soldi? Gliel'ha mai detto? Più che altro mi diceva, ma dove pensi che io vada a prendere i soldi? Lei? Mamma. Quando ero bambina adolescente. Le chiedeva di comprarle qualcosa e lei rispondeva, ma dove pensi che io debba prendere i soldi? Così è. Cioè le aveva trasmesso questo sentimento di scarsità, no? Sì, sì.
sì, questo c'è sempre stato. Ah, ecco, quindi questo sentimento di mancanza, di abbondanza le è rimasto, perché è una memoria trasmessa da sua mamma e se lo procura. Se lo procura non facendosi bastare i soldi, non cercando un lavoro per farsi bastare i soldi. Ecco, sta rivivendo la memoria di sua mamma, ho capito. È semplice. Allora, altri ninnini? Allora, ho una dermatite qua, che va e viene, sì. Che non curo perché non... di tanto passa, però mi sono sempre chiesta perché mi veniva questo dito qua. Custo e subro, custo da motto, custo da bruschiao, custo da papau e custo che petichendo non dilanti la sau. Questo è il porco, questo l'ha ucciso, questo l'ha arrostito, questo l'ha mangiato e questo siccome piccolino non gli hanno dato. Rappresento le maggiori preoccupazioni delle persone. Questo è il miglior affetto, o il maggiore interesse della persona. Questo è il giudizio, lo schema, la rigidità, la colpa, tutte voci analogiche. Questo è il medio, che è il sesso e i soldi, più che altro il sesso. Questo è l'anulare, che indica custo da papà o tutto quello che dà da mangiare, cioè la sistemazione, che può essere il lavoro o il matrimonio. E custo che pitichedu, questo che piccolino, rappresenta la relazione con l'infanzia o con un adulto che sembra un bambino o con un adulto malato di Alzheimer che sembra un bambino o la relazione di un insegnante con i suoi alunni, per cui ne ho trovato due con le mignoli storti perché avevano paura di dire stronzate ai bambini. E poi la relazione anche di una persona con la madre, sempre una relazione filiale dove c'entra un bambino. Quindi perché vi ho detto questo? Perché lei dove ce l'ha? Arrivare. Qui? Sì. E cosa c'ha qui? Ma sarà una dermatite, così mi prude un po', mi per qualche, anche qualche settimana, poi mi passa, ma poi mi ritorna sempre nello stesso punto. È sposata? No. Ed è fra questo e l'altro, sì. No? Però sempre lì, non va in un altro punto. E la pelle come, si secca? Sì. Ma è sposata? No. È rimasta a secco del matrimonio e dei figli. No, il figlio ce l'ho. Il marito no. Allora è rimasta a secco di un marito che sembrava un bambino. Sì. Ah, ecco, se non è zuppa è pan bagnato. Faccio le prove. E poi faccio le prove e dicendo sempre le solite storie. È vero. E come reagisce? Vedete come reagiscono? Con questa risata, che vuol dire che l'ho beccata. Bello. E quindi è rimasta a secco del marito che sembrava un bambino, perché è fra l'anulare, cioè il bambino, e cioè il matrimonio, sì, e il bambino. Sì. E quindi nella via di mezzo è un marito che sembra un bambino, che l'ha fatta rimanere a secco. Ma perché viene fuori dopo tanto tempo? Perché viene fuori quando è in fase vagotonica, cioè quando una persona si rilassa dal problema. Sì. Sì, viene fuori allora. La cosa più tremenda è quando, dice Hammer, succede un infarto perché uno si rilassa dopo una tensione che ha perso un territorio, che può essere un lavoro, una donna, per esempio, per un uomo, rimane con l'angustia per molto tempo, poi si rilassa, trac, infarto. Ecco. Più lungo è stato, questo dipende dal tipo di conflitto, dice Hammer, se becchi quel conflitto sfortunato, allora
E lei ha una così. Niente di appunto. Ma io non lo curo, cioè nel senso non è che do delle creme, perché tanto so che poi mi passa, quindi lo lascio andare. Può darsi che le passi anche perché l'ho detto io. Va bene. Una signora, un signore da poco a Imola, insegno agli allievi di Vaccaro, vorrei scrivere? Aspetti, insegno agli allievi di Vaccaro, l'igienista, un suo allievo mi ha detto: dottoressa, perché quando vedo i carabinieri mi viene la tachicardia, l'ansia e la sudorazione? Ho detto: ma suo padre che tipo è? Mio padre si lamenta con me e dice un sacco di fesserie. Gli ho detto: allora quando vede i carabinieri li accomuna al fatto che suo babbo è tonto come i carabinieri. Uno si immagina, vede i carabinieri ha paura dell'autorità del padre. No, ma siccome mi ha detto che il padre diceva fesserie, gli ho detto in agitazione perché il babbo è tonto come i carabinieri, perché gli diceva un sacco di scemenze, quindi vedete, ho preso questo particolare. E lui aveva fatto quella bellissima risata, l'ha fatta acuta all'improvviso. Ah, che bello! Ha capito. Guarito non si può dire, però vabbè, neanche consapevolezza si può dire. Però diciamo che l'anima ride a proposito. Va bene? Scriva: tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Quando mi fanno quella risata, allora penso, ah, ecco qui, allora, beccata. Vedete, anche lei è stata educata ad essere una brava bambina, perfetta. Poi si è sposata e si è fottuta. Capito? Le brave bambine che si sposano, fanno tutto di genere, bene, sono fregate. Gli uomini le sposano perché vedono che sono delle brave donne, che con loro si sistemano, saranno così, però si fanno male i conti perché le brave donne danno un calcio nel sedere, capito? Specialmente se vengono sfruttate. Lei si è fatta sfruttare per un po' poco e poi... Poco a poco e poi tac! È successo questo, come succede spesso. Grazie. Vero? Prego. Vedete che è vestita anche da brava bambina. È vestita da brava bambina. Teatro. Avete visto il mio libro? A proposito di teatro, insieme ad Arianna Rufinengo, questa bravissima fumettista che mentre io parlo mi fa i libri. Io parlo e lei si esprime quello che io dico in un fumetto, in fretta. E qua ho fatto la sintesi dei ninni che sarebbero, come si esprimono i ninni da trappolo, da problemi sessuali e da abbandono. E questo è solamente il primo libro che mi piacerebbe leggessero i bambini, che sono a fumetti e sono semplice e ci spiegano cosa sono questi lamenti dell'anima. Dottoressa, la prego una domanda. Mi piacerebbe che si presentasse un uomo. Gli uomini li ho trovati molti a Imola, dove c'era una fiera dello scambio e della vendita dei pezzi d'automobile e di... là c'erano solo uomini, pezzi di automobile in un circuito a Imola, ma conoscete quella fiera annuale? Pezzi di ricambio di automobile e di moto, esposizione di macchine, di automobili antiche e tutte quello che serve per... Là li ho trovato solo uomini. Poi se c'è una situazione culturale non li trovate mai. Adesso se io mi sono fatto un semplice ragionamento: se le donne le trovi in tutte le novità culturali
e gli uomini non ci sono quasi mai, ma gli uomini li trovi nel pezzo di ricambio delle automobili. Le donne cosa dicono con gli uomini? Di che cosa possono parlare? Come possono entrare in relazione? Perché se venite da me vuol dire che avete letto, vi siete interessati agli argomenti di cui io parlo, ma se gli uomini non vengono, questi argomenti non li conoscono, allora di che cosa parlano con le donne? Ed è così da quando io svolgo le conferenze, cioè da 22 anni. Ecco, allora di che cosa dite con un maschio? Parlate dei pezzi di ricambio delle moto? Del calcio? Venga. C'è un grande classico. Com'è? C'è un grande classico, la vitiligine. Ah, sì. E ce l'ho sulle palpebre, che mi è venuta quando avevo più o meno 8 anni. E poi dopo mi era venuta sui gomiti e sulle ginocchia. Poi sui gomiti e sulle ginocchia mi è retrocessa. E poi circa 10 anni fa è cominciato anche sulla punta delle dita. E questa sulle palpebre è ferma. Sulla punta delle dita ogni anno d'estate mi accorgo che di poco, ma mi sta aumentando. Era una vergogna legata ai genitori per due motivi: perché gli è venuto a 8 anni e perché gli è venuto nelle palpebre, cioè in corrispondenza degli occhi. E il bianco della vitiligine rappresenta l'innocenza, che diventa rossa di vergogna al sole per la vergogna, quindi è una vergogna legata ai genitori. Può darsi che lui non lo sappia dire, ma può darsi anche che sia una vergogna nascosta, un segreto di famiglia. Lei ne sa qualcosa? Diciamo che la punta delle dita mi ricordano il palpeggiare. Quindi è qualche cosa legata, secondo me, a sesso. Perché ci perde la faccia, perché in faccia è legata ai genitori, e poi le punte delle dita sono sempre allusive al palpeggiare. Cosa può essere? Di famiglia, però. Non... Di famiglia, sì. Qualcosa che... Tradimenti. Vero. Ci sono stati? Dopo sì, prima non lo so. Forse prima non lo sapeva e dopo si è scoperto. Perché in genere se è stato dopo è stato anche prima. Sino a quando si è scoperto. Tradimento di chi? Il tuo padre? Sì. Questi tradimenti, che noia, sempre le solite storie. Mi ricordo a Cagliari c'erano una coppia pazza che all'improvviso per la strada lei diceva a lui: di Denisi un'altra, che vuol dire in cagliaritano, ne è un'altra, urlava e lo riempiva di botte per la strada. Allora una bambina, mi ricordo un bisticcio fra una bambina e un bambino, avranno avuto 5 anni, dove lei, forse sentendo i genitori e riproducendo la scena, diceva a questa bambina, al suo fidanzatino: ne hai un'altra! E lui, così, ne hai un'altra! Era bellissima quella scena, ce l'avevo un cellulare che poi ho perso, peccato, era bellissima. Sarà quello, guardi, dal tipo di vitiligine mi sembra che sia quello.
Ma quindi potrebbe, cioè, com'è che potrebbe passare? Io la vitiligine l'ho curata in passato quando ero un medico all'Università all'Albo, quindi posso dire l'ho curata a culo. Cioè ho parlato, questa è guarita, ho detto boh. Quindi quando si dice a culo vuol dire che lei ha capito. E mi ricordo che era una tipa di Vicenza che al telefono mi aveva detto che la vergogna di famiglia era che lo zio era stato piantato sull'altare dalla sua sposa. Da allora non si era più sposato, questo era successo in un paesino del Veneto, e i fratelli di lui non si erano potuti sposare dalla vergogna. Questa era la vergogna in famiglia. Ridendo di questo fatto, gli era passata la vitiligine, che era una memoria di famiglia, ridendo di questo fatto. Ne avevamo parlato assieme e è andata via. Ma dal giorno dopo è cominciato a sparire. E poi un'altra, lo stesso, una che sta a Ibiza, la stessa cosa, a Loppa, chiedetelo, tanto lei lo dice in pubblico. Aveva una famiglia misera di cui si vergognava e quella era la sua vitiligine. Anche lei gli è passato tutto. Aloppa, cercatelo su Facebook. Grazie. Okay. Grazie a lei. Allora, io non è che ho forse, però la cosa che vorrei fare è smettere di lavorare e non mi riesce, cioè pensare che non mi riesce. Vorrei fare quello che mi piace fare, ma non riesco a trovarlo, ecco. Ah, non sa cosa le piace fare? Cioè, lo so cosa mi piace fare, però mi sono un po' stufata, ecco. Io c'ho un negozio di parrucchiera, sto sempre dietro alle donne, mi sono un po' stufata questa. Quindi non è che ho un malessere, sì, c'ho il tunnel carpale, forse quello, come l'ha detto prima. È qualcosa di trappola, no? Quindi. Cosa c'ha qui? Cos'è? Allora, questo è il tunnel carpale, più che altro è un'artrosi, almeno è stata definita così. Mi parla con il nome delle diagnosi. Mi dica cosa vede, cosa sente, questo mi interessa. Allora, delle volte mi sento bloccata, mi si blocca proprio. Faccia vedere. Ma lei è diventata la mano quadrata. Tutto. Questa è tonda, ma questa è quadrata. Si vede, mi si è squadrata un po'. Quindi è diventata la mano quadrata qua. Ed è questo il problema. Qua c'è il problema, no? E cosa sente là? Lo sapete quando diventa la mano quadrata perché si squadra qui il pollice, cosa vuol dire? Che deve far quadrare il bilancio. Infatti, sì. Vero? Hai visto? Ne ho viste altre. Infatti è legata anche all'aspetto finanziario, questo sì. Smettere di lavorare. Che insomma, l'età forse ce l'avrei anche per fare. L'età ce l'avrei anche per smettere di lavorare, quindi. Vero? Lei. E senta, com'è questa. Un tunnel carpale, cioè che ninni ha che manifesta qua? Ma e va a periodi, non è che ho sempre, che mi fa sempre male, però quando è mi si blocca, mi fa male, cioè anche proprio perché lavoro molto con la sinistra. Anche. Che? Lavoro molto con la sinistra, però non sono mancina, quindi lavoro con tutte e due. E là cosa sente là? Sento un po' di bruciore e poi delle fitte. Se faccio così, sento delle fitte che vanno a finire sul pollice. Ah, ma lei è. Le scosse elettriche. Ah, sì, che carina. Quando è le scosse elettriche, vuol dire. O scarica, vorrebbe che scaricare tutti e non ne può più, capito? Quando sentite scosse elettriche. L'analogo è come Nino, la scarica di diarrea. Che vuole scaricare tutti. Magari.
ed è un cherry plum. Cherry plum è elmo, cioè sopraffatta non ce la fa più, vuole scaricare tutti. Poi, cos'è lei, parrucchiera? Sì, ci siamo già visti. Dove? Qui, diciamo, abbiamo fatto anche fatto diverse... E allora? Con la bocca, eh? No, perché diciamo che sono di famiglia. Mia sorella faceva la parrucchiera, quando invece è venuto a mancare è venuto questo... Vediamo cosa smettere. Potrebbe fare, vediamo se le trovo un talento qua. Va. Tanto va la gatta lardo che ci lascia lo zampino. È proprio depressa, eh? È stufa proprio, perché la scrittura va in basso. Sempre andare un po' in basso, eh? Guardi, lei può fare l'attrice. C'è anche la faccia dell'attrice. Tragica. così è. E così è. Vedi che l'attrice è tragica dalla faccia. È tragica anche perché va verso il basso. È solamente che una che si tratta, vedete qua c'è la pressione spostata, qua l'attrato discendente dovrebbe essere più marcato del trato ascendente, invece lei ha una pressione antifisiologica, che vuol dire che si trattiene, dopodiché scarica, ecco perché ci sente le scariche, vedete? Si trattiene nella sua situazione, soffre e continua, se da quando non si deprime, tac, è vero? Deprimere sì, di sicuro. Non lo vedete questo? Non la vedete la faccia da tragedia greca? Sarebbe perfetta, anche come look. È vero? Quello potrebbe fare l'attrice. Sì. L'attrice anche perché c'è un'immediatezza, qua c'è uno stretto fra parole, quindi non ci impiega molto prima di esprimersi. C'è una spontaneità di espressione anche. È un po' paura del giudizio degli altri, qua. Un po' ce l'ha, quello la frena. Per alzarmi ci è voluto. Per alzarmi ci è voluto un po'. Vero? Quindi, cioè, vabbè, siamo tutti nella stessa barca, dai. Sì. Venga. Mi racconti alla gente. La tensione muscolare. Ha avuto. No, dove ha la tensione muscolare? In tutto il corpo, sempre, come se avessi sempre i nervi contratti. Ma secondo voi uno che ha nervi contratti, perché ha nervi contratti? Perché si brava, oppure? Che trattiene. Ah, ma paura. E che tipo di paura? Si sente minacciata. Si sente minacciata, poi si trattiene, sì. Eppure, ancora? A me mi sento la vergogna di accettarmi come sono. Cioè, come sono, non so come sono. Perché come? C'è anche la vergogna di sbagliare... Sempre, di non sapere come comportarmi con gli altri, quindi di non essere mai adeguata. A de che? A che? All'esterno. La maggior parte delle persone viene da me con le seghe mentali. Io devo togliere le seghe, mio operato è nel togliere le seghe mentali. E le stronzate di base. Sono qua apposta. Dunque, aspetti, che cos'è che ha detto? Se non è adeguata a chi? Rispetto a chi? Appunto, a confrontarmi con gli altri, mi sento fuori luogo. Mi sento spesso fuori luogo di non essere... mi sento tesa. L'esterno mi porta... Ma basta che voglia bene alla gente, va tutto bene, ma cos'è il problema? Mi vorrei lasciare andare, ma... Ma
ma basta che voglia bene alla gente, che non c'è nessun problema. Allora, no, non ho ragione. Basta voler bene, che poi non c'è nessun problema, no? Essere gentili, essere delicati. Che altro problema, che altro deve avere? Sì, infatti, però se il corpo se lei ha paura di parlare, ascolti e basta. Sì, ma infatti. Che perché qua tutti vogliono parlare, nessuno ascolta. E lei, se ne trova uno che ascolta, lei ha molti meriti, non lo sa. Non mi piace ascoltare più che parlare. E allora stia zitta, ascolti, così non si sente una testa. Ma ti devo venire qua, ho detto, la tento, ma non è che mi ero molto contenta. Se uno ha paura di parlare, stia zitta, ascolti, molto semplice, eh? Sarà apprezzatissima se una sta zitta, ascolta, no? Molto più che se una parla, anche perché certe volte la gente parla troppo. Sì. Chi ascolta è stordito. Specialmente qua in continente, parlate troppo. Invece i sardi parlano poco. Tanto va la gatta per dire una cosa e ci vanno da lontano in continente. Invece i sardi ascoltano e poi track, hanno detto. I sardi hanno detto. I sardi hanno detto, basta una frase, hanno detto. Funziona? Oh. Ah, sì. Ah, l'ha fatta sentire così il babbo. No, poi ci vede poco. Il babbo l'ha fatta sentire così. Il babbo. Lei è molto brava nei lavori manuali. Sì, tanto. Lavorare la lana, la sarta. No. No. Odio. Guardi, sarebbe bravissima, ma ci ha provato. Mi mette l'ansia. Perché? A mano ferma così non ce la potrei fare. E cosa fa? Mi mette già, devo muovermi. E cosa fa? Lei sarebbe bravissima. È manuale, sì. Zappare la terra, fare cose dove ci sono. Ma è delicata per zappare la terra, è troppo delicata, non ha neanche il fisico. È troppo statico. Cosa vorrebbe fare? Non idea, non lo so. Cioè deve fare un lavoro all'aria aperta? Sì. E che cosa? Ha a che fare con appunto spostamenti, con... Vuole viaggiare? Viaggiare, mi piacerebbe viaggiare, sì. E... cose nuove, che non ci sia un'abitudine, che possa essere un lavoro legato a... Ma sino adesso che cosa ha fatto? Sino adesso che cosa ha fatto? Lavoro come barista, e però è molto abitudinario, diciamo. E quale potrebbe essere? Quale potrebbe essere un lavoro che non è abitudinario? Un lavoro che anche se lo fai sempre, tutti i giorni, ma ti dà anche dei cambiamenti, cioè c'è un'evoluzione, diciamo, impari comunque qualcosa di più. Qualsiasi lavoro, anche quello artigianale, sì, c'è un'evoluzione. Tutti. E perché non lo fa? Perché è portato a quello, eh? È portata per sì, quello. A un altro tipo però, non a quello, perché no, mi sono fermata. No, anche lì, come dicevo, la sarta, il falegname, c'è sempre un'evoluzione anche là. C'è una sartoria sotto casa mia, che dove. C'è una sartoria sotto casa. La mia amica che fa la sarta, praticamente gli ho affittato la e ne approfitti. E ne approfitti, certo. E impari. Sì, ma come la vedo e poi provo a fare qualcosa. Perché? Mi sento veramente una capra. Perché? Perché mi sembra di non avere le capacità. Ah, ho capito che ti pare, ho capito. Lei sente sempre di non avere le capacità in ogni cosa che fa, anche se avrebbe benissimo le capacità. Sente il latte, le piace? No. La madre, infatti... Quando era piccola aveva spesso bronchiti, tonsilliti? Non mi ricordo.
ricordo quando ero piccola. Febbre? No, non mi sembra, non mi ricordo. Piccola, tipo... Soffre più il caldo o più il freddo? Prima più il caldo, ora il freddo, sicuramente il freddo. Perché avendo proprio queste tensioni muscolari, tremori, il freddo mi... Ecco, guarda, il motivo della sua vita principale è sempre che non pensa di non essere mai all'altezza. E come vede le punte, gli oggetti appuntiti? Da una parte mi danno noia, da una parte quando ce l'ho in mano mi verrebbe da... Le danno noia, le danno fastidio? Come se, quando ce l'ho in mano vorrei infilzarle. Silicea. Perché ha paura, la cosa che più la devasta a lei è la paura delle critiche. Capito? La devasta, una critica lei la devasta perché ha sempre paura di non essere all'altezza ed è indecisa. Quindi qualunque cosa che fa non è mai all'altezza, anche se spesso sono i primi della classe, persone così, hanno un'intelligenza molto acuta, sono molto raffinate e pensano di non essere all'altezza. Silicia, ok? Ok, grazie. Va bene, grazie. Se lo vado a leggere. Vado. Ok? Grazie. Prego. Allora ragazzi, è terminata l'ora, siete ancora qui seduti, beati voi. Grazie. Grazie per essere venuti.